Una pessima riforma, un buon titolo ma brutto contenuto. I cittadini non potranno eleggere i loro senatori, non potranno presentare leggi presso il Parlamento se non con 150.000 firme anziché le 50.000, un uomo solo al comando che deciderà capo dello Stato, giudici della Corte Costituzionale e potrà fare leggi entro 70 giorni senza nemmeno l'urgenza. Squilibrio dei poteri, evitiamo questo, gli italiani non hanno bisogno di un cambio della nostra democrazia, votiamo no. Sono contento di essere stato invitato oggi dai monarchici che votano no e aderiscono al fronte del no. È un no motivato anche quello loro, quindi il problema non è politico ma è proprio di una condivisione affinché non venga approvata una brutta riforma che non migliorerebbe l'attività legislativa del Parlamento, scritta male, priverebbe gli italiani di poter eleggere i loro parlamentari, estendendo l'immunità addirittura ai consiglieri regionali e ai sindaci, ponendo seri problemi alle regioni a statuto speciale, perché nel loro statuto è prevista la incompatibilità tra deputato regionale o consigliere regionale e parlamentare, quindi non potrebbero mandare a Roma i futuri senatori, e poi lo squilibrio dei poteri, un governo più forte perché si indebolisce il Parlamento, un Parlamento asservito al Premier che avrà 340 deputati, potrà scegliere il capo dello Stato, dichiarare lo stato di guerra, mettere in stato d'accusa il capo dello Stato, nominare giudici costituzionali, quindi una riforma molto brutta da evitare con un no convinto. Le condizioni della vita degli italiani non cambierebbero con un sì, non avremmo un sistema che potrebbe dare risposte all'Europa, quindi facciamo in modo di poterla scrivere bene e tutti assieme, non come ha fatto Renzi che sta dividendo in due il paese per un problema politico. Ma io sono pragmatico, mi è stato dato l'incarico di occuparmi del referendum. Ho realizzato una grossa iniziativa di ex parlamentari al Senato a Sala Zuccari, dopodiché dall'indomani mi sono messo a girare il paese, niente Roma, molto fuori Roma, girare e parlare ai nostri moderati di Forza Italia. Un mese fa i moderati di Forza Italia, che erano orientati a votare sì, perché vedevano i buoni titoli, la riforma erano il 30%, i giornali di oggi li danno ridotti al 20%. Dobbiamo fare in modo che anche a questo 20% al quale noi cerchiamo di parlare si renda conto che è sbagliato votare sì. Io sono fiducioso. Dopo il referendum ci può essere comunque un lavoro comune anche con i 5 Stelle? No, non credo che ci possa essere un lavoro comune con 5 Stelle. Ci sarà soltanto da fare una cosa, adottare e approvare una legge elettorale per la Camera e per il Senato, cambiando l'Italicum e andare.